In pochi giorni e grande collaborazione dei partiti. Sì, devo dire che è stata una settimana di colloqui con i coordinatori dei gruppi, dei partiti e dei gruppi che mi hanno sostenuta, ma c'è stata grande collaborazione da parte di tutti e come avevo preannunciato in campagna elettorale, sono riuscita a comporre una bellissima squadra seguendo il criterio dello scorrimento, ma cercando di pescare anche le competenze dei gruppi. Sentivo un'aggiunta rosa, 3 assessori oltre al primo cittadino. Sì, una giunta rosa, devo dire che insomma sono molto contenta di questa scelta perché è un segnale che diamo alla città, ma non è venuto da sé proprio perché avevo da scegliere tra consiglieri nominati, comunque le competenze spesso le ho ritrovate anche nelle donne, quindi non è stata la scelta di dover far prevalere per forza la donna, perché credo che la competenza avesse la prevalenza. Delicato l'assessorato al bilancio e poi il suo impegno, l'assessorato alle contrade. Sì, l'assessore al bilancio sarà il dottor Domenico Iorio, che è un commercialista, quindi di grande esperienza, è nuovo alla politica e quindi ovviamente è un bel segnale di novità anche per la città. Il grande lavoro che è stato fatto dall'assessore precedente, Rocco Libertini, sicuramente ci aiuterà a lavorare bene. Per quanto riguarda le contrade, certamente c'è l'assessore alle contrade che sarà Williams Marinelli, anche vice sindaco.